Ciao da EagleDespirastore.com. In questo video voglio spiegarti come fare una corretta manutenzione del filtro a cartucce in poliestere per la tua centrale aspirante. Devi sapere innanzitutto che esistono molte tipologie di filtri a cartucce in poliestere, qui ne vedi tre esemplificativi, con dimensioni diverse sia in altezza che in diametro esterno e diametro interno, per centrali aspiranti di varie marche e modelli. Quello che ti posso dire è che la manutenzione di fatto non cambia, perché la tipologia della cartuccia filtrante, quindi della parte di tessuto che qui vedi, è uguale per tutti. Prima di mostrarti come fare una corretta manutenzione del filtro a cartucce in poliestere e di quali sono le possibili modalità per fare una buona pulizia dello stesso, desidero farti questa premessa. Acquista sempre un secondo filtro a cartucce in poliestere da tenere come scorta. Infatti, nel momento in cui toglierai il primo filtro della tua centrale aspirante per farne la manutenzione, potrai subito inserire l'altro filtro che nel frattempo avrai pulito e manutenuto, senza così arrestare le pulizie di casa. I passaggi sono sostanzialmente i seguenti. Rimuovere il contenitore della centrale aspirante. Rimuovere il filtro a cartuccia. E inserirlo subito in un sacchetto di nylon. Il filtro contenuto all'interno di un sacchetto di nylon può essere scosso e shakerato sostanzialmente per muovere e smuovere le polveri grossolane, quindi i batuffoli di polvere e tutta la polvere che ha un certo volume, una certa leggerezza. La seconda strategia è quella di prendere un pennello e passare tutte le insenature all'interno delle quali si incastra la polvere, come vedi nel video, con questo pennello, cercando di toglierle. A volte è possibile, soprattutto per i filtri con superficie maggiore, dove è più facile entrare con il pennello. Altre volte invece, su filtri più piccoli, dove la frequenza delle frastagliature è maggiore, è più difficile entrare, ok? Il terzo modo con cui farei una buona manutenzione di un filtro a cartucce in poliestere è quello di controaspirarlo con un aspirapolvere portatile o con un aspirabriciole. È anche vero che se hai un impianto di aspirazione centralizzata potresti non avere un aspirapolvere portatile, un aspirabriciole o un Dyson. Del resto, cosa te ne faresti? Quindi, se non hai questi sistemi, passiamo subito al quarto punto. La soluzione che ti propongo al quarto punto, una volta tolte le polveri grossolane, è quello di soffiare il filtro con un compressore. Se hai un compressore a casa potrai fare questa mossa molto facilmente, diversamente alla prima occasione di utilizzare un compressore, per esempio all'autolavaggio, quando vai a pulire l'auto, potrai fare questa manovra. Il quinto e ultimo passaggio, una volta ben pulito il filtro e avendolo soffiato con il compressore, è quello di eventualmente lavare il filtro. Il lavaggio in acqua di un filtro è piuttosto semplice. Si prende una bacinella con dell'acqua tiepida, senza solventi né sapone, si inserisce il filtro e si lascia lì decantare per una mezz'oretta, un'oretta. Se l'acqua non dovesse arrivare a colmare il filtro, o comunque se il filtro galleggiasse sull'acqua, dopo l'altra mezz'ora gli si dà l'altro giro per l'altra metà. Il che è fatto. Importante asciugare il filtro in un luogo ventilato, magari all'ombra. Ovviamente il lavaggio del filtro è possibile su questi filtri con tessuto in poliestere. Non è possibile invece con i filtri di vecchia guardia con il tessuto in carta. Mannaggia, nel 2020 hai ancora filtro con tessuto in carta? Ehi, guarda che ti vedo, È ora di cambiarlo e vai ad acquistarlo sul nostro e-commerce aspirastore.com. Per qualsiasi dubbio contattami dai siti aspiredil.com, dal nostro e-commerce aspirastore.com, oppure chiamaci o vieni a trovarci in azienda a Tombolo, nell'Alta Padovana. Con questo ti auguro una buona manutenzione della tua centrale aspirante, prenditene sempre cura per farla aspirare al meglio e buone pulizie.